Questa mattina abbiamo l'opportunità di essere dinanzi al Signore, dinanzi alla Sua parola e anche questa mattina possiamo ancora una volta portare, come dicevamo nella preghiera, la nostra gratitudine a Dio perché Lui è il nostro Salvatore. Lui è colui che continua a intercedere per noi e di sicuro non vede l'ora di ritornare per rivederci e per portarci a casa. Questa mattina vorrei farvi sentire, e per questo prego il Signore che sia possibile, il suono di una tromba che si trova nel libro dell'Apocalisse, una tromba che il mondo intero la potrà sentire nei prossimi giorni. Si tratta di alcuni eventi straordinari che Dio ci ha rivelati, li ha descritti nella Sua parola. E vorrei condividere con voi il suono della settima tromba che si trova nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11, e leggeremo insieme i versetti da 15 a 19. E dice quanto segue. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli». E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta. Ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Ecco il testo di una settima tromba che la nostra umanità la dovrà sentire nei prossimi giorni. E possiamo dire che la settima tromba è la più importante di tutte quante dell'Apocalisse, perché durante la sua collocazione profetica hanno luogo i più importanti eventi della storia della salvezza. La settima tromba richiama e possiamo anche dire che raduna tutte le linee profetiche in un unico evento: la realizzazione, la stabilizzazione finalmente del regno di Dio. Queste voci potenti, che possono essere la moltitudine eccelsa delle voci angeliche, delle creature celesti, finalmente ringraziano Dio perché è arrivato il momento in cui Dio prenderà in mano il suo regno molto atteso. E questo è l'evento che sta proprio davanti a noi. Oggi ancora possiamo dire che viviamo nel tempo della grazia. Oggi ancora nella corte celeste Gesù Cristo intercede per noi, insieme anche allo svolgimento di questo giudizio investigativo prima di quello esecutivo e ultimo. E ancora oggi possiamo dire che nel libro della vita si aggiungono nuovi e nuovi nomi di coloro che desiderano appartenere al Signore, così come anche altri nomi possono essere cancellati, quei nomi che non riflettono il carattere di Dio, quei nomi che continuano a rifiutare la presenza benefica dello Spirito Santo che
desidera modellare, desidera riflettere, far riflettere in noi il suo carattere, il carattere del nostro Signore. Ho apprezzato molto come il professore Jacques Ducan osserva un parallelismo tra gli eventi descritti nel sesto sigillo, siamo in Apocalisse verso la fine del capitolo 6, e gli eventi descritti dalla settima tromba. E quindi anche qui possiamo vedere che nel sesto sigillo si tratta di alcuni eventi simili che saranno gli stessi che accadranno al tempo della settima tromba. Quindi praticamente in parallelo sono due visioni profetiche che descrivono gli stessi eventi riguardo all'ira di Dio che si manifesterà con la caduta delle ultime piaghe, il fatto che è arrivato il momento del giudizio del mondo, delle nazioni, il fatto che è arrivato il gran giorno in cui finalmente Dio avrà l'ultima parola e prenderà in mano il suo potere, il suo regno molto atteso. Se noi diamo uno sguardo d'insieme agli eventi che sono descritti nel sesto sigillo, lo scenario ha luogo sulla terra, quindi illumina alcune scene. Tutti quanti impauriti degli eventi e della situazione disastrosa che il mondo andrà incontro, gridano ai monti: cadeteci addosso perché è arrivato il gran giorno della sua ira e chi potrà resistere? E quindi mentre il sesto sigillo descrive questo scenario che ha luogo sulla terra, allo stesso tempo la settima tromba illumina uno scenario celeste, perché la settima tromba si sente il suo suono nel cielo e dal cielo le voci potenti iniziano a lodare, a ringraziare Dio perché finalmente il momento è arrivato. E poi, dicevo appunto, questo movimento parte dalla terra nel sesto sigillo e si volge verso l'avvenire, verso il cielo da dove Gesù ritorna, mentre all'incontrario il movimento nella settima tromba parte dal cielo verso la terra, dal cielo da dove si sentono le voci. E poi riguardo anche i salvati, coloro che saranno redenti, di fronte alla inquietante domanda con cui si conclude il sesto sigillo: chi potrà resistere perché è arrivato finalmente il giorno della sua ira? Una domanda terribile da parte dei malvagi, da parte di coloro che non hanno posto la loro fiducia in Dio. Abbiamo i primi versetti del capitolo 7 che porta alla nostra conoscenza che Dio si interessa del suo popolo, che non permetterà che la nostra terra si autodistrugga, non lo permetterà perché ha nel suo progetto di sigillare il suo popolo. Mentre nella settima tromba, riguardo ai salvati, alla sorte dei salvati, si parla del premio che Dio darà ai suoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il nome di Dio. Vedo nella settima tromba, in questa descrizione, l'argomento principale, che è quello del regno di Dio, del regno eterno. E questo viene evidenziato dalle voci potenti degli angeli, delle creature angeliche, ma anche dai 24 anziani. Rileggiamo insieme i primi versetti di questa settima tromba. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra, adorarono Dio e dicendo: ti ringraziamo Signore, Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno.
Questo è stato il sogno del popolo di Dio dagli albori, fin dalla nascita. A pensare, ad esempio, nel testo che noi troviamo in Esodo 15, quindi nel canto di vittoria, dopo aver attraversato verso la loro liberazione, c'è questo desiderio, c'è questo augurio, c'è questa certezza in Dio. Viene detto, Esodo capitolo 15, versetto 18, il Signore regnerà per sempre in eterno. Anche nei Salmi c'è questa preghiera, questo augurio che Dio possa sorgere. Versetto 8 del Salmo 82, sorgi, o Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni ti appartengono. È un diritto di Dio di tornare, di giudicare e di prendere in mano il suo grande potere. E che dire delle rivelazioni che noi troviamo nelle profezie di Daniele, dove nella famosa profezia di Daniele capitolo 2 tutto si conclude nel versetto 44. Viene spiegato al tempo di questi re, cioè gli ultimi, le ultime forze, organizzazioni, regni politici, al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti questi regni, ma esso durerà per sempre. Vedete questo riferimento costante all'eternità, al regno che Dio è pronto, lo ha già profetizzato, predetto, promesso in diverse occasioni. Dello stesso regno si parla nella visione di Daniele capitolo 7, dove si vede Gesù Cristo che si avvicina al Padre per ricevere il regno eterno. Versetto 27, allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. E noi ci troviamo ad un passo della realizzazione di questo regno. E la settima tromba non fa altro che descrivere con una ampiezza, con una visione potente data dal volume, dal suono potente delle voci che in cielo si sentono: finalmente, Signore, è arrivato il momento che tu prenda in mano il tuo regno, il regno eterno. E anche nel libro dell'Apocalisse questo viene rafforzato ancora di più, partendo dai primi versetti che troviamo nel prologo di Apocalisse, dove si presenta il tema centrale del libro dell'Apocalisse: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Da qui in poi, se noi facciamo caso, ogni sezione dell'Apocalisse, vedete le sette lettere, vedete i sette sigilli, le sette trombe, vedete anche la rivelazione al centro dell'Apocalisse dal capitolo 12 e fino alla fine, tutte queste sezioni nel loro insieme, come un filo rosso che percorre tutta la rivelazione di Apocalisse, rafforza di volta in volta, sempre più, con dei colori più vivi, con delle tonalità sempre più accese, che Gesù Cristo ritorna. Nel libro dell'Apocalisse il ritorno di Cristo è rappresentato con diverse immagini, con diversi simboli, ma si ritorna spesso al progetto che Dio ha in mente. Perché se noi, nel leggere i segni dei tempi, possiamo anche rimanere confusi se continuiamo a guardare sempre in basso ed essere anche vittime di fake news, di confusione, di notizie che ci possono spaventare e toglierci la pace e la serenità. Se non riusciamo a guardare oltre il tempo di distretta, oltre gli avvenimenti che comunque stiamo vivendo, perché nel libro dell'Apocalisse c'è questa straordinaria rivelazione. Non a caso Apocalisse inizia
con le prime parole, rivelazione, apocalisse, apocalypsis, apocalisse di Gesù Cristo, rivelazione di Cristo. E qual è la straordinaria rivelazione di Gesù se non che lui oggi ancora intercede per noi, sta per concludere la sua opera di intercessione e tra poco vestirà quella di giudice e di salvatore. Guardando ancora un po' sulla descrizione di questa settima tromba, troviamo molto interessante gli eventi che vengono descritti e vedrete con quale precisione i 24 anziani, insieme alle voci potenti, nel ringraziare Dio, descrivono i momenti che seguiranno. Ecco una breve sintesi. Il primo evento riguarda l'annuncio in cielo. Quando l'opera di intercessione, il tempo della grazia, si concluderà, i primi a saperlo saranno le creature, coloro che abitano, che sono alla presenza del Signore. E questa notizia potente sarà sentita in cielo alla corte celeste. E poi il passo successivo, da quanto dicono gli anziani, versetto 17, ti ringraziamo Signore, Dio onnipotente che sei, che eri, perché hai preso in mano il tuo potere. Quindi è arrivato il momento e loro aggiungono nel verseto 18 le nazioni si erano adirate. I commentatori vedono in questa espressione che le nazioni si erano adirate come un escalation di conflitto spirituale per quanto riguarda la vera e la falsa adorazione che andrà avanti fino alla fine. E quindi l'ultimo conflitto tra la vera e la falsa adorazione. In seguito gli anziani aggiungono nel verseto 18 perché la tua ira è giunta. Ecco, l'ira di Dio è vista nel libro dell'Apocalisse come la caduta ultima dei giudizi di Dio e abbiamo in Apocalisse 16 la descrizione delle famose ultime sette piaghe. Perché è arrivato il momento, quindi finalmente l'umanità, la nostra storia sarà davanti alla discesa potente in gloria del nostro Salvatore Gesù Cristo. E di giudicare i morti, è arrivato il momento di giudicare i morti, continuano i 24 anziani, quindi si tratta del giudizio finalmente dei morti, dei malvagi e da una visione più aperta, più d'insieme del libro dell'Apocalisse, vediamo che questo evento Dio lo ha riservato ai salvati perché insieme a loro è previsto da Dio il giudizio dei morti durante i 1000 anni in cielo e anche di dare il loro premio ai tuoi santi, ai profeti, a coloro che temono il tuo nome. Quindi il premio ai redenti praticamente Dio ha preparato per noi, per il suo popolo, una vacanza, un impegno importante di 1000 anni in cielo e poi l'eternità sulla terra, una terra ricreata da Dio, restaurata da Lui per durare per sempre. E alla fine la descrizione, il canto dei 24 anziani si conclude con questa decisione ultima, certo sofferta da Dio, dal Padre Celeste, perché Lui ha creato il nostro mondo per durare in eterno. Ha creato Adamo ed Eva con lo scopo di moltiplicarsi e di riempire la terra per sempre. Purtroppo è andato storto nel creato. Il mistero di questa uscita, di questa caduta da parte del più famoso e eccelso angelo, di sicuro avremo modo di comprenderla a pieno nel futuro, ma il canto dei 24 anziani al suono di questa ultima tromba descrive anche la distruzione ultima e definitiva
Il testo dice di coloro che distruggono la terra. La terra non solo come sistema ambientale, come natura, la terra anche come sistema di educazione, come responsabilità morale e spirituale, la terra anche come il creato d'insieme di Dio. E la sorte di coloro che distruggono, che scelgono di essere loro stessi padroni di questo mondo, purtroppo è già scritta in questo progetto di Dio che sta nel nostro futuro. Quindi vedete come gli eventi che vengono descritti in questa settima tromba si estendono dal ritorno di Cristo, quindi dall'annuncio, quindi parte dal cielo, e si estendono gli eventi fino alla fine del millennio e fino alla realizzazione totale del piano della salvezza. Motivo per cui volevo e voglio condividere con voi questa meraviglia, questo suono celeste che sarà sentito, e nessuno sa se si tratta di giorni, settimane, mesi o anni, ma stiamo vivendo il tempo di grazia, di pace, prima della conclusione definitiva, e quando in cielo le creature celesti finalmente loderanno e glorificheranno Dio, perché quel momento è arrivato. E dopo questo annuncio così articolato da parte dei 24 anziani, segue il versetto 19 e ultimo, con cui si conclude la descrizione di questa settima tromba, dove una volta che gli angeli e le creature davanti a Dio hanno finito il loro canto, il loro ringraziamento, il loro riconoscimento che è arrivato quel momento, il versetto 19 inizia a raccontare, a descrivere gli eventi, perché questo annuncio in cielo non si ferma lì e poi si attende. Gli eventi seguono subito, infatti viene detto: allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Eventi che sono descritti in parallelo anche nella conclusione del sesto sigillo. Quindi Giovanni ha l'onore di vedere il Tempio di Dio nel cielo, aperto, insieme all'Arca dell'Alleanza, cosa che ci porta all'importanza dei 10 comandamenti che si trovano all'interno dell'Arca, cosa che ci porta a vedere il luogo, nel luogo santissimo, dove Gesù continua a intercedere come sommo sacerdote per noi. È un'immagine che ci indica che è il momento in cui Gesù concluderà la sua opera di intercessione come sommo sacerdote. E questo vuol dire la conclusione del tempo di grazia. Questo vuol dire, seguendo gli eventi descritti dalla settima tromba poco prima dai 24 anziani, che gli eventi iniziano ad accadere uno dopo l'altro con una velocità che potrà sorprenderci di sicuro. E Gesù in un'altra parte dice che Dio abbrevierà quei tempi, altrimenti nessuno scamperà. Intanto, in seguito a questo, lampi, vuoci, tuoni, terremoto, forte grandinata sono soltanto un assaggio degli eventi che saranno anticipati dalla caduta delle ultime piaghe. Quindi la discesa di Gesù dal cielo inizia a sentirsi piano piano anche sulla terra, anche in questi eventi, e possiamo esclamare, dire, da una parte con grande gioia, dall'altra parte, quando guardi al nostro mondo, quando guardi un po' più avanti durante il millennio, che rimane desolato, rimane deserto, e sotto le macerie
ci sono persone, possono essere i nostri familiari, possono essere coloro che una volta hanno conosciuto Dio e che lo hanno rifiutato, possono essere persone per cui abbiamo pregato o forse perché abbiamo dato priorità ad altre cose, ai nostri comodi, e li abbiamo lasciati morire. Ecco, mentre da una parte c'è questa esplosione di gioia, perché finalmente il giorno del Signore si sta avvicinando, dall'altra solo un padre come Dio, creatore, amorevole, soltanto Lui saprà nel suo cuore il dolore che lo avvolgerà nel vedere comunque la sorte di coloro che saranno distrutti per l'eternità, insieme agli angeli malvagi, insieme a coloro che nel loro tempo di grazia lo hanno rifiutato. Possiamo anche dire, carissimi, che noi viviamo oggi i giorni più importanti e solenni che possiamo mai pensare, prima del suono di questa settima tromba. In mezzo alle nostre incertezze e preoccupazioni, il mio invito è di alzare ancora una volta lo sguardo in alto, perché ancora oggi, ancora questa mattina, Gesù Cristo intercede per noi. Ancora Lui, in qualità di sommo sacerdote e nei meriti del suo sacrificio, presenta il suo sacrificio in favore di Petro, di Angelo, di Veronica, di tutti coloro che guardano tra le sofferenze, tra le preoccupazioni, iniziano o continuano a guardare e alzare lo sguardo in alto. In conclusione, il mio desiderio e la mia preghiera è che prima del suono della settima tromba i nostri nomi e i nomi dei nostri cari siano sigillati nel libro della vita, prima che l'universo, prima che il nostro mondo sentirà questo suono dell'ultima tromba. E posso dire che ancora un po' di tempo e la settima tromba si farà sentire. Che Dio ci aiuti a rimanere saldi, a rimanere sempre con Lui, anche quando si sentirà questo suono potente. Amen.